Siamo una, ripeto, una piccola azienda agricola che ha sede nell'entroterra di Albenga. Trattiamo principalmente prodotti appunto tipici, storici, tradizionali come l'oliva taggiasca, dal quale produciamo l'olio con extravergine, il patè, le olive in salamoia e poi sempre attorno, oltre all'oliveto, abbiamo anche un pochino di apiario, per cui facciamo i mieli tipici della zona, un millefiori molto vario, quindi che ha del frutteto piuttosto che della macchia mediterranea, una melata di bosco perché attorno abbiamo grosse pinete e poi un pochettino di miele che può derivare dall'agrumeto, quindi miele di agrumi piuttosto che un pochino di tiglio, un pochino di castagno. Ma chi è questo Dean? Questo Dean era il vecchio proprietario del terreno principale dove appunto noi abbiamo l'oliveto e il laboratorio, quindi una piccola casetta al laboratorio, e per continuità con la tradizione abbiamo preferito mantenere questo nome perché nella zona comunque lì è Cadudin, sono i terreni che erano di questo Dean. E ora questa iniziativa dove vi mettete insieme ad altri produttori? Assolutamente sì, è proprio l'idea di creare una rete per distribuire un pochino più capillarmente quelli che sono prodotti che se no trovereste solo non nella grande distribuzione ma nei piccoli mercati che facciamo settimanalmente, magari non per tutti sono facili da raggiungere. Questo ci sembrava una postazione forse più diretta, più vicina alla gente, quindi più pratica anche per chi magari volesse provare quelli che sono i prodotti un pochino più naturali, un pochino più tradizionali della nostra zona.